Ecco, se andiamo a prendere mia madre, ora vi faccio vedere che cosa strana fa. Ovviamente qua è tutto libero, ci sta lo zaino, l'avrei levato. Si sì, apro. Ecco, Non ci sta. aprire. Vabbè, bagnato, lasciamo perdere. Allora, ma mi spieghi una cosa? Ma se ci sta. Possiamo Se ci andare. sta qua, il posto libero, completamente libero, lascia perdere che è bagnato, tutto libero, Beh, no? che fa? Ma perché deve siedere Ma lo dietro, sai, ho paura della macchina, Ale, dai, no? Ma non cammina. ci sta nessuno E poche davanti. storie, dai, non mi piace andare Sono avanti, 3 anni su. che guidi, cioè che stai con me in macchina, che io guido, ancora non te fidi? No. No, ho paura della macchina, pare che va intruppando a destra Ma tu intruppo? Dove intruppo? Ma dove intruppo? Dai, Ma lo sai le mie poi che follie, cazzo? dai. Non è che se te siedi dietro io non Ma intruppo, dobbiamo eh. litigare adesso in macchina, non Vabbè, allora capisco. facciamo così, faccio partire il Dai, che tassametro. devo telefonare, Faccio su. partire il tassametro, è come se fossi in taxi. Ma no, ma non ti devi sentire così, no, dai. allora vabbè, no, Oh, allora no. tutta questa situazione per dire che cosa? Che ho paura della macchina, cammina. Vabbè. Fate le cose con calma. Ma perché stai dietro? Tu, cammina. Un taxi, andiamo. Faccio partire il tassametro. Tac, via. Partiti, eh. Navigatore per piacere, parlante gentilmente. No, ma guarda, ti spiego, non serve il navigatore perché io ci vado sempre qua. Ho detto, metti il navigatore, non mi fa dannare. L'ultima volta a destra manca, non si è capito dove mi hai portato. Ma dopo 3 ore e mezza, mettimi il navigatore. Ma è inutile, parlante. Ma è inutile il navigatore, ma ti ho detto che ci vado sempre. Ti ho detto che la mente deve essere allenata sempre e comunque, quindi metti il navigatore. Ma che i kiwi? Ma che c'entrano i kiwi? C'entra, ma perché devi essere sempre allenata, almeno quello ti dici gira a destra, a sinistra. Ma che fai come ti pare? Accendi. Ah, metto il navigatore, ti fa solo per fatto sta zitta, eh. Vai, per favore. Parlante? Però non parla, l'hai messo, non parla. Sul percorso più veloce nonostante il traffico più intenso del solito. Siamo più tranquilli. Mamma, l'ha tolto il suono però, No, Ale, non si fa così. Ti prego, non io di, non io di. Ma no, mi fai dannare, metti il suo navigatore, per favore. Almeno ti dice, gira a destra, gira dritto, gira. Ma perché me lo devi dire? Ma lo vedo, ma perché me lo devi dire se lo vedo? Lo vedo qua nel display. Come ti pare? Accendi il navigatore. Basta. Questa mattina volevo andare al mare, però non ce la faccio perché questa notte sono stata disturbata da una persona col telefono inizia 345 e mi fermo qua, credo, e drin 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 tutta la notte. Ovviamente io l'ho bloccato questa mattina e adesso spero che non mi chiami con un altro numero di telefono, ma questo poco importa, magari a voi non vi interessa. E volevo andare al mare e niente, non ce la faccio ad andare. A mia figlia prima ho detto di sì, ora ho detto di no e adesso invece vado a comprare il pane perché siamo rimasti senza pane a casa e non so se comprare o la mortadella che mi piace tantissimo, però non la posso comprare perché vado in palestra e quindi sarebbe un controsenso. Comprerò il prosciutto crudo e prosciutto crudo oppure che ne so, il tacchino, una tacchinata o il coso, il pollo, ora vediamo. Amici miei, mai venire al supermercato quando si è affamati come me. Oggi ho una fame, guardate che ho messo nel carrello. Cioccolate, cose, cereali. No, beh, i cereali sì, però le patatine, sì, quelle. E al cioccolato, no, quello non lo dovevo prendere. Adesso riempirò il frigorifero di queste cose. Dovevo prendere le proteine, i maccheroni, eccetera, come si chiamano, le pelate. E invece niente, ho preso tutta roba che va bene per mangiare una volta all'anno. La frutta tocca prenderla tutta, la banana perché dà l'energia e c'ha l'ormone che ti tira su, eccetera. No, Carmelina, no, non quelli davanti, devi prendere quelli dietro, quelli qua. Eh sì, perché hanno le scadenze più dopo, come si dice, le scadenze dopo. Vieni, Carmelina, attenta che cadi, ma che fai, ma che hai 2 anni? A parte lo farei pure io, vuoi vedere che lo faccio anch'io? Ordiniamo, è meglio, eh. A me viene da ridere perché ancora una volta sono in viaggio. Dovete sapere che io per tenermi come si dice, sveglia durante tutti questi viaggi, mi sono caduto tutti i pistacchi, ho combinato un casino.
mangio tutte cose colorate, tipo la banana perché è gialla, i pistacchi perché sono di colore verde, eccetera. Poi tante volte anche i kiwi perché sono di marroncino porpora. E, insomma, tutte cose colorate perché porta le cose colorate portano allegria e tanta simpatia. Voi che ne pensate? È così, no? Cose colorate è uguale tutte queste situazioni. Siamo in viaggio e sto mangiando tutte le patatine di McDonald's, da una a una, che sono buonissime, sono squisite e sono croccanti e massacranti. Cosa hai detto? Massacranti. No, che volevo dire un'altra cosa, non mi esce l'aggettivo giusto. Mi stavo addormentando e sto mangiando una banana perché contiene l'ormone del potassio che tira su, anzi ve lo consiglio a tutti quanti, quando vi sentite un po' giù, questo vi tira su perché ha questo ormone, diciamo, che fa bene sia alla mente che al fisico. Infatti adesso ci fermiamo un attimo all'autogrill, sii gentile, comunque, fermiamoci all'autogrill. Ma che meraviglia! Ma che sono io che attivo questa cosa? Non lo so, ma però ormai c'è un'età, dai, posa ste cose, su. C'è un'età per fare chi, Alessandro? Posa sti ciupa ciupa. Ma c'è ciupa ci vuole l'età? Intanto questo lo vado a comprare. Vabbè. Le bagaglie, trolley, che non capisco, è internazionale. The trolley, where is my trolley? Non c'è sa. Allora, chi è che mi dice qua in inglese? Scusi. My trolley, where is my trolley? Bagage. Carmelina, vieni qua, vedi che dici. Eccole. Dove? Ciao. I don't speak English, but I want to speak English. Come? Very good English. Very good, vuol dire You? Which country? Che country, Ale? Da dove vieni, ti ha chiesto? Da dove vieni? Italy. Che belli, Yaro. Fatemi dire una cosa. Yaro, vi sono bellissimi. Di avervi conosciuto. Mamma, non ti conosciuta. Come si dice? She said you're very nice, you're very kind. Thank you so much. You are very, very beautiful and gentle. And gentleman. Thank you, bye. Sai perché? Io piango perché no, no, aspetta, perché adesso dobbiamo andare al supermercato. Qua giustamente parlano arabo e inglese. Io non parlo inglese. Ci sono io. Tu neanche parli inglese. Io non parlo inglese. E adesso devo vedere come devo fare. Perché ho detto ad Alessandro, ma accompagna al supermercato perché ti
qui io sono spaesata, guardate, tutti i grattacieli, cose. Ma sta là il supermercato. Dove? Sta di lì. Là dove? Sta lì il supermercato. Ma dove? Chiediamo a questo signore. Excuse me. Come si dice? Dove è il supermercato? È il supermercato. Supermercato. Come? Mercato. Come si dice mercato supermercato? Supermarket. Supermarket. Ma dove? Ah, di là? Yeah. Ah, okay. Allora avevi ragione tu. Gracias, Io vengo te. Muchas gracias. No, ma dai, andiamo a fare la piscina. No, ma quale piscina che ho l'età? Dai, vieni. No, a me mi viene una malattia questa. Ma siamo in Roma, che andiamo a letto come in bellina lì sei. Ma quale sei? Ah, facciamo un passo. No, no, è bollente l'acqua. Però io non lo faccio il bagno, no. A me mi piglia una malattia a quest'ora. No, io c'ho l'età, bella mia. Vieni a letto. Vieni a letto, forza. Vieni a letto. Vieni. Quanto costa? Ma non ti capisci? Non devi parlare italiano, te l'ho detto 30 volte. Non ti capisci. Hai l'erdo, come si dice imparare? Impara. Ma non. Ma cosa sì? Poi lui che fa sì. English and spagnolo. Va bene. Spagnolo. Ok. Perché ridete? Perché sono come una disgraziata? E vabbè, dopo tante peripezie e cose siamo arrivati finalmente in Italia. Parlo italiano e mi sento un'altra persona. La prima cosa che farò, mi segnerò una scuola di full immersion, si chiama, no? Resta, vero? L'inglese. Sì, assolutamente, perché altrimenti qua uno è fuori dal mondo. Tu ti senti a casa tua poi che parli inglese, signorino? Ma lei la sto bucore dalla bocca, abbi rispetto, no. Mamma mia. Dico, ti senti a casa tua? E che ridi tu, scusa, Com'è parlare inglese? Che ti senti lì? Com'è? E vabbè, mangia. Allora, è più di mezz'ora che siamo in macchina, lei deve fare gli auguri di Natale ai radioascoltatori di una radio. Mi stai imbappanando. Vai. Mi imbappini. Vai, riproviamo. Non mi devi imbappanare. No, vai, ti lascio. Augura a tutti. No, aspetta. Felicissimo, no, felice non mi... Di radio che? Ma non è radio, Ale, romantica. Allora, auguro un buon Natale a tutti i radioascoltatori. No, pare che su e giù la voce, aspetta. Gli ascoltatori di... No, non è possibile, mi imbappini, dai, chiudi sto coso, dai, per favore. Natale a tutti i radioascoltatori di radio... No, vabbè, mannaggia. Aspetta, attacco, Auguro un buon Natale a tutti radio, come cazzo si chiama, com'è? Natale a tutti i radioascoltatori. No, non è possibile, dai. Me lo devo segnare. Come si chiamava? Scrivitelo, romantica. Scrivitelo, vai, dai, romantica. Ok. Zitto. No, è zitto, è venuto registrato. Prove di audio. Dai, Giulia, mi fai imbappanare. Guarda, hai rotto il telefono. No. Aspetta. Ma auguro un buon Natale romantica, a tutti romantica. Ai radioascoltatori di Romantica Radio, punto. Vai. Vai. Auguro un buon Natale a tutti i radioascoltatori di Romantica Radio. A proposito, avete indovinato chi sono? Certo che sono io, sono Carmencita Di Pietro. Un bacio a tutti quanti, ciao. Blah. Che mi hai fatto rovinare il video, cretino. A 0 per 1 quanto fa? Allora 0 per 1 è uguale 1, perché 0 per una volta è 1, come 0 per 2 è uguale 2. Questi dicono 0 per 1 uguale 0, non è vero, perché 0 per 1, se c'è 1 non può fa 0, o no? Scusa mamma, un'informazione, ma se tu fossi nata 5 anni fa, quanti anni avresti? Ma che domanda è? Una cinquantina, si capisce, no? Certo. Carmelina, almeno te mi rispondi bene. No, bisogna fare 11, niente, meno 5, che fa
Brava. 5. Si capisce. Si capisce. No, è la prima volta che faccio i popcorn, ragazzi. Forse avevo messo il coperchio. Mi sono pure bruciata. Mamma, che stai facendo? Amore, è la prima volta che faccio i popcorn. Ora di sto coperchio non ne sapevo niente. Cosa ho fatto un casino. Pianto antico di Giuseppe Carducci. L'albero a cui tendevi la pargoletta a mano, il verde melograno da bei vermigli fior, nel muto orto solingo rinverdì tutto orrora, e giugno lo ristora di luce e calor. Sei nella terra fredda, sei nella terra negra, né il sol più ti rallegra, né ti risveglia amor. Questa maschera vi darà una pelle perfetta, bianca come il tuorlo dell'uovo, luccicante, scintillante, belle. Qui che dovete insistere, alla fronte, qua alla bocca e sotto il mento, sotto, come si chiama qui? Sotto qua le occhiaie, vedi, le borse, che ridi Ale, qui le borse, vedi? E qui il vecchiume totale che si frantuma. E poi per finire... mettete due cetrioli, no? E vi rilassate per una ventina di minuti. La Costituzione della Repubblica Italiana. Il principio democratico e il principio lavorista. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica? Fondata sul lavoro? La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione? Mi ricordo l'Isola dei Famosi, quando stavo sull'isola. No. Grazie.